finalmente siamo messi alle spalle questa settimana un po' difficile, perché prendere una decisione come quella che abbiamo preso non era facile, sia dal punto di vista personale ma anche per la stima professionale che avevamo e che abbiamo nei confronti del tecnico precedente. Però ecco, purtroppo quando ci sono da prendere decisioni bisogna prenderle per il bene della squadra, dell'obiettivo che abbiamo in mente. Ora siamo concentrati sulla partita di domani, che è una partita importantissima dove dobbiamo cercare assolutamente di ritornare a fare il risultato, e poi chiaramente dobbiamo lasciare anche il tempo al tecnico di ambientarsi, di conoscere bene i ragazzi per poter cercare, insomma, di fare un percorso un po' più virtuoso. C'è stata la suggestione Calabro, possiamo dirlo, però in realtà poi andate diritto verso una procedura. Beh sì, è inutile nasconderlo, c'è stato un contatto con Mr. Calabro, ma era naturale che ci fosse, perché lui attualmente non ha una panchina e quindi è normale che anche per il rapporto di stima, di amicizia, ci doveva essere questo contatto. Io sapevo già che lui sta, come giusto che sia, aspettando una panchina di Serie B, perché era raggiunta tanto, diciamo, faticosamente, e quindi è giusto pure, insomma, che abbia questo tipo di ambizioni. Ecco, però c'è stato questo contatto, ne abbiamo parlato, ecco, però giustamente aspetta una chiamata da quella che è la categoria che lui si è meritata sul campo, e quindi poi la nostra prima scelta è stata quella di Mister Trocini. Non ho sentito altri allenatori perché eravamo convinti di andare sul campo.